Grazie, buongiorno a tutti. Restiamo in Italia meridionale, ci spostiamo sul lato Adriatico, in Puglia, che è certamente una delle regioni che nel corso degli ultimi decenni ha maggiormente studiato questo tipo di fenomeni, anche per il susseguirsi di una serie di eventi che vedete qui, su alcuni dei quali mi soffermerò nel corso della presentazione, che parte dalla distinzione tra sprofondamenti naturali e antropici, e in cui cercherò di ripercorrere i vari passi che abbiamo fatto per lo studio dei sinkhole, a partire quindi dall'identificazione delle aree suscettibili, importanza del dato storico già più volte richiamato, il fondamentale rilievo degli ambienti ipogei, anche incluso il riconoscimento dei meccanismi di rottura all'interno degli ambienti ipogei, che serve poi a impostare discorsi di modellazione geologico-tecnica e a fornire degli elementi per la gestione e la pianificazione territoriale. E poi concluderò facendo un breve cenno al catalogo cronologico dei sinkhole in Italia che il CNR IRPI sta recentemente mettendo a punto. Il contesto pugliese è quello di una regione caratterizzato in gran parte del suo territorio da rocce solubili, quindi i processi carsici sono di estrema importanza e hanno prodotto un elevato numero di cavità, di vuoti di origine naturale. A questi vanno aggiunti poi i vuoti che l'uomo nel corso delle varie epoche storiche ha scavato nel sottosuolo per tutta una serie di finalità. Tra questi probabilmente gli insediamenti civili sono i più noti, come quelli che si trovano sui fianchi delle gravine, queste profonde incisioni fluviocarsiche che caratterizzano in particolare il territorio tarantino fino alla limitrofa Basilicata. Quella che vedete è un'immagine, un disegno tratta da un libro di Pietro Laureano su Matera, che ben evidenzia l'elevata frequenza di cavità di origine antropica, che possono poi essere di varia tipologia, luoghi di culto, cave sotterranee, acquedotti, frantoi ipogei e così via. In questa immagine, in cui esprimiamo la probabilità di ritrovare cavità naturali e antropiche nel sottosuolo, se ci soffermiamo sui colori più accesi, cioè sull'alta probabilità, vedete che in pratica quasi tutta la regione ne è interessata. Il che è confermato dai numeri che osserviamo nel catasto delle grotte naturali a cura della Federazione Speleologica Pugliese, 2100, e in quello artificiali, 1200, quest'ultimo numero decisamente sottostimato. Dando una prima occhiata al paesaggio carsico in superficie, osserviamo molte morfologie derivanti da antichi sinkhole sprofondamenti, dal Gargano, come qui con la Dolina Pozzatina, al famoso Pullo di Altamura, e poi Gorgo di Andria, Pullo di Molfetta, ma sono molteplici i casi, gli esempi che potremmo citare. La stessa grave delle grotte di Castellana non è altro che un sinkhole prodotto dal crollo, dal collasso della porzione superficiale della volta del sistema carsico. La grave è profonda 55 metri, nell'immagine a destra vedete uno speleologo in fase di risalita su corda. Ma poi anche meno visibili, sott'acqua, questo studio recente ad esempio ha evidenziato offshore rispetto al Gargano, a una decina di chilometri, tutta una serie di morfologie, di doline, di sinkhole, anche di dimensioni ragguardevoli. Come accennavo prima, oltre al naturale c'è poi l'artificiale, e non è cosa da poco, ci sono moltissime cavità, anche in quelle poche zone del territorio dove non affiorano le rocce solubili. Qui siamo nel subappennino Dauno e molte cantine e depositi insistono al di sotto delle case e della rete stradale. O nel Tavoliere, in provincia di Foggia, zona di produzione di grano, c'erano moltissimi silos scavati nelle piazze principali dei centri abitati. La distinzione tipologica delle cavità artificiali è quindi molto importante, perché ogni cavità può avere dimensioni e caratteristiche di tipo diverso. In Italia già ormai da molti anni la commissione specifica della Società Speleologica Italiana ha definito questo albero tipologico, in cui si individuano, indicate dalle lettere, varie categorie, dalle opere idrauliche a quelle insediamenti civili, opere religiose, militari e così via. Questa classificazione è stata di recente adottata anche a livello internazionale dalla International Union of Speleology a seguito del workshop organizzato a Torino 2 anni fa, i cui atti sono confluiti nel numero speciale di opera ipogea che vedete qui a sinistra. Quindi iniziamo a ragionare su come individuare le aree suscettibili. Un buon esempio è questo del sinkhole di Masseria Forte Morello, non distante da Lecce. Come vedete nell'immagine a destra, scattata dall'aereo, c'è una ampia depressione all'interno della quale si identifica un ulteriore sprofondamento.
L'importanza del dato storico, si diceva prima. Qui, utilizzando le fotografie aeree di varie annate, le ortofoto, la cartografia storica, siamo stati in grado di individuare 5 fasi evolutive nella recente storia di questo sinkhole e di combinarla poi anche con altri dati di carattere geofisico strutturale per ricavare il modello evolutivo del sinkhole. È importante quindi in aree carsiche produrre cartografia geomorfologica di dettaglio che tenda ad individuare le forme potenzialmente connesse agli sprofondamenti, e questo non sempre è facile, ad esempio in zone come il Salento Leccese, a topografia estremamente piatta, l'individuazione delle forme carsiche non è immediata e quindi vanno fatti studi approfonditi e specifici di questo tipo. Poi un altro aspetto importante della regione è i lunghi tratti di costa. Abbiamo oltre 860 km di costa e anche lungo queste fasce vi sono numerosi sinkhole. Vi mostro un paio di esempi: litorale adriatico di Casalabate, dove dagli anni 90 vi sono stati ripetuti fenomeni sulla spiaggia, in mare e all'interno, con danni agli edifici, e dall'altro lato, sul lato dello Ionio, Torre Castiglione, tra l'altro un posto di grande valenza paesaggistica, dove in questa immagine si vedono i circa 60 sinkhole individuati, riportati in celeste, mentre la linea rossa è la strada provinciale che è di grande importanza per questa fascia costiera, soprattutto nel periodo estivo. Qualche anno fa, proprio nella zona dove la strada attraversa i sinkhole, sono stati riscontrati dei problemi. L'intervento che è stato fatto è mettere a posto questa cartellonistica, che non fa altro che costringere le auto in passaggio a uno zigzag, anche il traffico pesante, che chiaramente incide con i suoi carichi proprio sulla zona più debole della strada, vale a dire i margini. In territori carsici, chiaramente, per avere verità, dati di terreno, bisogna anche entrare in grotta per vederne l'andamento e le caratteristiche. Questo è il sinkhole proprio posto in prossimità della strada che vi mostravo prima, è allagato e quindi è stato necessario coinvolgere gli speleosub, che immergendosi hanno trovato una situazione tipo questa, molto bella anche da vedere, ma in realtà caratterizzata da enormi massi di crollo per tutte le gallerie individuate, che si sviluppano per varie decine di metri, con anche prosecuzioni, che sono possibili prosecuzioni, quei punti interrogativi potenzialmente, che vanno verso la strada, quindi a testimoniare la pericolosità del sito. Facendo anche indagini di tipo diretto ed indiretto sull'area, è stato possibile ricostruire poi anche la tipologia di cavità presenti nel sottosuolo. Venendo all'artificiale, invece, la tipologia di grotte che certamente hanno prodotto più problemi in Puglia sono la classe E1 in quell'albero tipologico di cui vi parlavo prima, cioè le cave sotterranee. Perché si scavava nel sottosuolo? Perché le rocce con migliori caratteristiche erano presenti a una certa profondità, non in superficie, ma poi anche per preservare il terreno a fini agricoli. Questa è la cronologia di eventi documentati connessi a cave sotterranee che abbiamo recuperato, come vedete è numerosa e coinvolge varie cittadine, a iniziare da Canosa e Andria, dove tra l'altro negli anni 60 e 70 vi sono state anche vittime, poi Ginosa con un caso più recente in località Pescarella, Cutrofiano, un importante distretto estrattivo nel Salento Leccese, dove recentemente sono avvenuti questi sinkhole che qui vedete, legati ai problemi, ai dissesti osservati all'interno delle cavità sotterranee, che, con qualche esempio che vedete in queste immagini. Gallipoli, un altro caso che ha fatto molto rumore proprio perché era ubicato all'interno del centro abitato. E poi c'è Altamura, che è famosa oltre che per il pane, dal punto di vista carsico, per l'uomo di lama lunga, le impronte dei dinosauri, ma è diventata nota anche per le molte cave sotterranee che si trovano nelle due zone cerchiate, in particolare in quella più prossima al paese, che è una delle aree di espansione del centro di Altamura. Quindi negli ultimi anni numerosi sinkhole, qui vedete anche delle immagini dei dissesti osservati e soprattutto delle evidenti interazioni con l'ambiente antropizzato.
Il comune di Altamura ha realizzato un catasto delle cavità sotterranee che è in continuo aggiornamento, sono state esplorate, cartografate e georeferenziate varie decine di chilometri di sviluppo di cavità e quindi è uno dei siti maggiormente studiati. Nel volume che avete avuto oggi c'è un articolo che riguarda questa zona, questo è un altro che cito qui in basso. È importante tenere aggiornato questo studio perché i fenomeni continuano ad avvenire. Nel dicembre 2013 c'è stata una coppia di sinkhole a breve distanza l'uno dall'altro. Fondamentale da questo punto di vista è quindi rilevare gli ambienti ipogei, conoscerne lo sviluppo, a iniziare dal punto di accesso che ora con il GPS è molto più facile fare rispetto a qualche anno fa. Un recente progetto terminato dalla Federazione Speleologica in Puglia ha consentito di posizionare esattamente gli ingressi di tutte le cavità a catasto naturali e artificiali e anche di porre queste targhette in acciaio per il loro riconoscimento. Ma poi l'operazione più importante è proprio quella di fare il rilievo e quindi di tornare in superficie con una pianta e delle sezioni dell'andamento della cavità. Oggi lo facciamo con velocità e affidabilità certamente superiore che in passato, utilizzando questi strumenti e vedendo sul palmare già in grotta lo sviluppo della cavità, quindi anche capendo se c'è necessità di integrare il rilievo con altri punti. Il tutto può essere riportato su cartografia, su ortofoto, visualizzato con vari punti di osservazione o anche con immagini di tipo 3D. Ma in tutto questo non serve solo il rilievo speleologico, è necessario individuare anche i meccanismi di rottura. Chi va in grotta spesso si trova a camminare su anche ingenti depositi di crollo, proprio perché il collasso è una caratteristica di molte cavità, in funzione della geometria delle cavità stesse e dei caratteri geomeccanici dell'ammasso roccioso, ma i distacchi possono essere di tipo diverso, crolli dalla volta che la coinvolgono in tutto o in parte, rotture in parete, deformazioni agli angoli dei pilastri o ai loro margini, deformazioni lungo le pareti sotto forma di rigonfiamenti o di estrusioni di cunei. Queste sono molto importanti perché spesso sono i segni precursori di un distacco vero e proprio che sta per avvenire. Il tutto può essere cartografato e quindi portare a delle zonazioni in cui con colori diversi si individuano le zone più o meno suscettibili all'interno di una cavità sotterranea. Vi mostro ad esempio il caso di Barletta, dove il 3 maggio 2010 per una cava sotterranea ancora una volta si aprì questo sinkhole, che tra l'altro è oggetto di un poster che potete andare a osservare nella saletta a fianco, fatto in collaborazione con i colleghi dell'autorità di bacino della Puglia. Anche a Barletta, dopo aver fatto il rilievo e una classificazione qualitativa delle condizioni dei pilastri, abbiamo prodotto una zonazione della suscettibilità dell'area intorno al sinkhole. Tutti questi dati sono di estrema importanza per arrivare a una modellazione, a dei modelli geologico-tecnici. Quello che vedete qui si riferisce nuovamente a Cutrofiano, quindi analizzando la successione stratigrafica, prendendo in considerazione tutte le proprietà geotecniche, mediante modelli agli elementi finiti è possibile ipotizzare l'allargamento della cavità sia verso l'alto per crolli dalla volta oppure per crolli dalle pareti, le variazioni di geometria della cavità stessa, e con il degrado delle proprietà fisico-meccaniche ipotizzare la formazione di un sinkhole e come questo giunga in superficie. Lo si può fare anche nel caso di due cavità limitrofe, molto frequente a Cutrofiano, e si può procedere ad analisi di tipo 3D come quella che potete vedere nel poster su Barletta. Tutti questi dati sono utili per fornire elementi alla gestione e alla pianificazione territoriale. Gli hazard in zone carsiche spesso sono approcciati in maniera errata perché i problemi sono poco conosciuti e si parte dalla convinzione errata che l'ambiente carsico possa essere trattato alla stregua di altri contesti, mentre è un ambiente estremamente peculiare che quindi va approcciato con delle tecniche specifiche. Per quanto riguarda la Regione Puglia, di recente è stata emanata questa legge, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico. Per la prima volta in questa legge si nominano espressamente le cavità artificiali, però ancora una volta dalla legge esistente alla sua attuazione c'è ancora molto da fare. Il problema è stato accennato dal dottor Brugnoli nei saluti stamattina, è quello che viviamo per molti casi di dissesto idrogeologico in Italia. Si lavora poco in prevenzione e molto in emergenza.
La fase di prevenzione è spesso oscuro, è un lavoro scuro, non visibile, a scarso peso politico, a scarso consenso pubblico, perché i risultati non si vedono nell'immediato. In emergenza invece c'è visibilità, impatto emotivo, solidarietà da parte di tutti e soprattutto arrivano i soldi, molto spesso. In realtà sappiamo che i costi sociali e economici della prevenzione sono di gran lunga inferiori a quelli per gestire le fasi di emergenza e ricostruzione, ma è necessario uno sforzo da parte di tutte le componenti politiche, decisionali, di ricerca dell'intera popolazione per muoverci dall'emergenza alla prevenzione. È proprio un problema, a mio avviso, culturale. Questo per provare ad avvicinarci a paesi come gli Stati Uniti, in particolare la Florida, che è anche stata richiamata in precedenza, dove c'è una convivenza quotidiana con questi fenomeni. La foto che vedete è un tabellone pubblicitario di un avvocato che ho fotografato a Tampa, che vanta tra le proprie competenze proprio gli incidenti stradali e i sinkhole, giusto come... chiudo con qualche slide dedicato a questo catalogo cronologico dei sinkhole che stiamo realizzando al CNR IRPI, il cui obiettivo molto ambizioso, e c'è ancora molta strada da fare, è pervenire a una valutazione della pericolosità da sinkhole sul territorio italiano. A tale fine è quindi necessario raccogliere molte informazioni, come quelle già esistenti nei cataloghi che sono esistenti sul territorio, ma soprattutto conoscere la data di occorrenza del fenomeno e la sua ubicazione con sufficiente affidabilità e certezza. In questa maniera abbiamo ricostruito, ma con una forte selezione, 811 eventi che vedete qui distribuiti sull'intero territorio italiano, fino ai più recenti come quello di Ginosa del gennaio 2014, derivante dal crollo di varie cavità antropiche. La foto che ora vi mostro sono le condizioni di uno dei pilastri di queste cavità esattamente 5 giorni prima che avvenisse il crollo, che poi ha determinato quello che vedete in quest'altra immagine, in un contesto, quello di Ginosa, dove vi sono almeno 4 livelli di cavità sovrapposti al di sotto del centro storico. Come stiamo accertando nel corso dei rilievi con la Federazione Speleologica Pugliese, questa è un'immagine molto preliminare della distribuzione in verde di tutte le cavità presenti. Altro caso recente, in Sicilia, in questo caso a Marsala, nel novembre 2013, nuovamente cave sotterranee, anche su questo trovate degli approfondimenti in un altro poster presente in sala. Quindi, come vi dicevo, abbiamo dedicato molta attenzione alla qualità del dato, alla certezza dell'ubicazione e all'accuratezza della data, poiché conoscere il tempo di occorrenza è fondamentale per la pericolosità. Qui vedete la distribuzione temporale degli eventi e come si distribuiscono tra cavità antropica naturale o ancora non nota. Stiamo anche analizzando gli effetti socio-economici, quindi i danni ai tipi di beni, agli oggetti, nonché alle persone, perché anche qui in termini di feriti, di vittime, di senza tetto, è importante prendere in considerazione anche questi aspetti. Per chi fosse interessato, un primo contributo è stato pubblicato l'anno scorso negli atti del Congresso internazionale sui sinkhole degli Stati Uniti. Chiudo con questa slide ricordando che l'anno prossimo, nel marzo 2015, vi sarà proprio qui a Roma un congresso internazionale di speleologia in cavità artificiali. Si parlerà anche dei pericoli connessi alle cavità artificiali. La call for abstract è ancora aperta fino a fine di questo mese, quindi chi fosse interessato può andare a curiosare al sito che vedete qui indicato. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, dottor Parisi. Al di là dei dati statistici, non avevo sentore anche dell'entità del fenomeno nella regione Puglia, come ce lei ci ha mostrato, insomma, mi ha particolarmente colpito. Una sola piccola curiosità: quella slide che ha mostrato della strada dove si fa lo slalom, sì, non c'è possibilità lì di spostare il tracciato, perché anche nelle aree limitrofe il fenomeno è estremamente intenso? Cioè, è cambiato qualcosa o ancora si fa lo slalom? No, c'è l'idea di lasciare il tracciato facendo degli interventi di tipo ingegneristico per bypassare la zona interessata dai sinkhole, però non di spostarlo, proprio perché è un po' tutto il settore interessato, ci sono altri fenomeni, quindi per ora, per quanto ne so io, hanno deciso di intervenire in altra maniera. Grazie mille.